Grazie. Qualche giorno fa sono girate queste foto anche con tanta gente. Sì. Vabbè. Meglio così. Mi adeguo e non mi chiedo il perché. Ma guarda, finché è tutto per la sicurezza va bene, penso che dobbiamo essere tutti pazienti, sta per il nostro bene. Ah, ok, grazie. Prego, signore. Facciamo in modo che non si assembri nel corridoio, nel molta gente. Tanto ne escono, tanto ne entro, insomma, cerchiamo di accelerare. Quindi le facciamo entrare da una parte e uscire da altre due uscite. Transegna al Quadrilatero, la storica zona di mercato nel cuore di Bologna, per evitare assembramenti. Nei giorni scorsi le foto di queste stradine affollate di gente avevano fatto il giro d'Italia. E così il comune di Bologna è corso ai ripari. Transenne dalle 10 alle 18 e ingressi nel cuore della città controllati dagli agenti della polizia municipale e non solo. Situazione, la gente si arrabbia un po', purtroppo si arrabbia un po', giustamente, però è l'emergenza, ci siamo scesi anche noi dalla polizia penitenziaria, distogendoci dai nostri servizi di istituto, come noi, tramite l'associazione AMPE, l'associazione nazionale di polizia penitenziaria, siamo scesi a dare una mano al comune, ai colleghi dei vigili locali, della polizia locale, carabinieri e altre forze di polizia. La gente purtroppo è arrabbiata, però dovrebbero capire che è un'emergenza, è una guerra, non è una guerra tra umani ma contro un virus, ma è una guerra. Mi rassegno, come tutti credo. Oddio, qui effettivamente è sempre difficile passare. Qualche giorno fa sono girate queste foto anche con tanta gente. Sì. Vabbè. Meglio così. Mi adeguo e non mi chiedo il perché. Se per la nostra sicurezza va bene, assolutamente. Ma guarda, finché è tutto per la sicurezza va bene, penso che dobbiamo essere tutti pazienti, sta per il nostro bene. Giusto, perché comunque c'era un assembramento disordinato, ecco. Invece così speriamo che la gente capisca che deve stare in fila per bene, come al supermercato. Questa mattina ce n'è di gente o ce n'è poca. Di meno? Poca. Poca. Ma di solito all'inizio della settimana è sempre così. Il disastro è il venerdì e il sabato. Cioè non è che questa cosa adesso fa venire meno gente? Io spero di no. Perché comunque c'è la gente che abita qui intorno, arriva in ogni modo. Lavoriamo molto con le consegne a domicilio, quelli che abitano lontano, i nostri clienti, gliela portiamo a casa.